Cerimonia di intitolazione del campo sportivo di Fosso Ghiaia alla memoria dello scomparso presidente della società calcistica locale Germano Vaienti, deceduto l'anno scorso proprio in concomitanza della lotta promozione tra il Fosso Ghiaia e Ravenna Calcio, che oggi l'hanno voluto ricordare con una partita amichevole al termine della commemorazione. Come è stato ricordato, Vaienti ha dedicato grandissima parte della sua vita alla squadra e al centro sportivo di Fosso Ghiaia, uno dei più belli di Ravenna, che egli stesso definiva un paradiso, cercando soprattutto di coinvolgere i giovani. Tra gli ultimi progetti che aveva seguito c'era la nuova tribuna coperta per il pubblico da 99 posti a servizio del campo da calcio principale, inaugurata oggi dai parenti e dall'assessore Guerrieri. Vaienti era una di quelle persone, non è scontato dirlo, di cui già in vita, di quando me ne parlavano tutti bene, me ne parlavano chi lo conosceva, me ne parlavano gli ex giocatori di Fosso Ghiaia, nessuno che mi abbia mai fatto un appunto su Vaienti, ma tutti mi parlavano del suo grande amore per questa società e per i ragazzi che lui, i giocatori che adottava come dei figli, che gli voleva veramente bene, e i ragazzi questo lo percepivano, e questo è un bellissimo modo di intendere una società e di impegnarsi sul territorio. Vedete, quando si intitola un centro non lo si fa solo perché rimanga il nome di una persona che si è impegnata. Quando noi qui oggi intitoliamo il centro Germano Vaienti, dobbiamo ricordarci che Vaienti rappresenta un baluardo contro tante situazioni di degrado e di crisi che ci circondano. Vaienti rappresenta quella persona di cui veramente ce ne vorrebbero tante, perché sono il fulcro e l'anima dei centri sportivi, delle società sportive sul territorio. Se noi abbiamo la fortuna di vivere in un posto così bello, con una socialità elevata, con una qualità della vita elevata, è anche perché ci sono persone come Vaienti che si impegnano, credono nello sport, nelle società sportive e ci mettono tanto del loro, e non parlo dal punto di vista economico, ci mettono tanto del loro perché queste cose vadano avanti, perché vogliono bene alle società sportive, perché vogliono bene a quello che rappresenta una società sportiva per il loro territorio. Federico Lega per Ravenna Web TV.